che ti è quasi arrivato in testa, Simo. Lo so, ho visto con la coda dell'occhio. Guarda per terra. Simo è, cioè, è fisso al rosso. È fisso al rosso. Ha detto Matteo, raga. Matteo. Raga, qua sta esplodendo l'M1. Ed è momenti becca in testa qualcosa, Simone. No, ma l'hai visto tu? Sì. Era un bastone. Cioè, l'ho visto. Ma è come se qualcuno l'avesse... Io ho visto con la coda dell'occhio, ho visto qualcosa che mi cadeva davanti. Può essere qualcosa dagli alberi, Simo? Ma io l'ho visto cadere dall'alto, Anch'io. Sì, dall'alto, sì. Cioè, l'albero, cosa cade? Non può cadere un ramoscello così? No, sì. No, ma era grosso. Senti, non fa... Castagne? No, la castagna non la senti, non la senti quasi. Ma poi ormai le castagne sono... Paolo andava tutto fino al rosso. L'ho visto. Dove sei? Sono qui, ha detto. Qui. Ci dici perché hai lividi? Dov'è la tua casa? Simo, illumina un po' qua, che io voglio capire che cavolo ti è caduto in testa. Dov'è la tua casa? Non può essere sparito. Vedi, perché è pieno di castagne. Io ero qua, ero. No, ma era può essere questo? No, era lungo, era un bastone. Non c'ho fatto caso. Ma spesso come così, Allora, vedi. Può essere questo che c'è per terra di qua. No, era molto più spesso. Ha fatto un suono sordo. Io ho sentito bene il suono. È più avanti, è leggermente più avanti, Simo. Raga, non vuole che stiamo qua. È chiaro. No, qua, Jesse, non c'è nessun bastone. Ma io ho visto un bastone. Ho visto come se fosse un ramo intero che cadeva. Devi far del male a Simone? No, non c'è nessun bastone. Ma non è Simone possibile. Simone si è addentrato, lì. Ma non è possibile. Lei non era nel sentiero. Sei contenta? No. Scusa? Lei non era nel sentiero. Lei girava. Scusa, mi è venuta in mente una cosa. Il cacciatore avrà fatto questo sentiero. Trema. Ok? Ma lei non era nel sentiero. No. Sicuro? Lui avrà puntato da qualche parte per tenere d'occhio qualcosa, come se fossimo noi qua. No, la luce. Raga, ma di nuovo, ma te lo giuro. Ma te lo giuro. Ma te lo giuro. Ma grossa così. Fascio di luce, sì. Un fascio di luce, ma bianco. Io ero puntato verso di te, perciò forse ce l'ho in camera. Ma a me è venuta in mente una cosa invece. Che probabile che, cioè, perché allora lei si è palesata attraverso il cacciatore per la luce. Io sono l'unico con la torcia. Lui che punta. Si è addentrato nella boscaglia lì, ci sono delle feci. Lui si è addentrato lì e mi è venuto in mente sta cosa. Sicuramente il cacciatore stava puntando con la torcia, come lui sulla testa stava puntando. Ma poi anche punta, ho sentito il rumore, ho anche puntato con la torcia questa qua, quella grande. E lei gli è apparsa davanti, sicuro è andata così. Non vuole nessuno qua. Non vuole nessuno qua. Ma perché non vuole nessuno qua, scusami? Hai sentito? Io ho dei brividi. Porca miseria, che fumo. Sì. Cosa ha detto? Brutta parola. Ecco. Ecco. Noi vorremmo continuare il percorso. Guarda. Cosa? Si è illuminato fino al rosso. E Simo dove sta andando? Dai, io adesso c'ho la torcia, vediamo. Non è che lo vede come un confine questa cosa. Esatto. Io spero veramente che l'hai registrata.
Ah, io ero puntato su di te. Perciò... Sì, sì, tu eri puntato su di me, quindi può anche dobbiamo guardare, perché l'ho vista con gli occhi in diretta. Porca miseria! Allora, ragioniamo. Ragionando a cacciatori, io se fossi un cacciatore, mi metterei qua nel serpaglio, perché sono nascosto. Torniamo a sentire se ci dice ancora qualcosa, nel frattempo che loro sono su. Cosa volevo fare? Cosa? Effettivamente, come dicono loro, bisognerebbe appostarsi come farebbe un cacciatore. Cioè, in qua. Ragionando a cacciatore. Allora, io fossi un cacciatore, mi metterei in mezzo al serpaglio. Giusto? Sì, okay. Per nasconderti. Esatto. Proviamo a simulare. Proviamo a simulare come un cacciatore. Vediamo certo. Se... Proviamo a vedere lì. Sì. Ti faccio la scaletta. Metti i piedi sopra. C'è un po' più di Matilde. Voi. Siamo in mezzo alle felci. Giusto. Probabilmente un cinghiale. I cinghiali sono. Ecco, vedi tipo qua. Vedi che cosa dico rotta? Qua è passato un animale. Brilla. Esatto. Raga, brilla. Quindi. Lui si può essere appostato in un posto come se questo? Se guarda, metterai a un 10-15 metri di distanza, anche di più. Tipo Timo, qua. Ma non è che ci sono quei dei cinghiali qua, siamo in mezzo al buio. Al può anche darsi. Dove sei adesso? Se io fossi un cacciatore metterei qua. Perché? Ho una bella vista lì. Qua se non la riconosco. Matilde. Dove sei, Matilde? Simo? Sì? Cosa c'è laggiù? Brilla! Cosa c'è laggiù? Jack, tu riesci a vedere di più? Aspetta. Non vedo bene te, Debbie. Dritto davanti a me, però di là. Non vedo nulla. C'è una pietra enorme. Una pietra. Brilla! Ragazzo, dei rumori. Dove? C'è qualcosa. Simo, cos'è là? Sembra una parete. Una parete. C'è qualcosa. Raga, c'è qualcosa. Qualcosa che cammina. Raga, c'è qualcosa davanti a noi. È un animale? Dove? Davanti a noi, qua, c'era un tipo due occhietti. Non vedi niente? No. Raga! Raga, c'è una casa. C'è una casa. Vedo una parete. Allora John ha detto un due abiti qua dietro. Guarda là. Marco, tu vedi? No. Saranno 50 metri di me, forse meno. Guarda là. È vero. Brilla. Parete, la vedi, brilla tantissimo. Io ho visto che sembrava una roccia. Sì, la vedo qui. Debbie ha visto che sembrava una pietra enorme. Io ho guardato bene con la torcia e... È una casa. Guarda, è una casa. Pazzesco. Raga, è una casa. Ma in mezzo, non c'è una strada. Hai visto? In mezzo al bosco. Non c'è una strada. Cioè, non c'è una strada qua. La strada va qua. Infatti, per arrivare qua, gli ho detto loro, mi medesimo in un cacciatore. Esatto. La vedi? Eccola lì. La vedi? Sì. Sembra anche abbastanza grossa. Dobbiamo andare alla casa? Gli abbiamo chiesto prima dove abiti, ci ha detto qua dietro. Guarda come brilla. Mamma mia, rosso! Ricapitolando, una ragazzina con il volto pieno di lividi
che appare all'interno di questo bosco dove probabilmente lei vive. Sì. Quella casa. Lì ci può stare che era in pigiama. Guarda. Ma ci può anche stare? Sì. Perché magari è uscita in giardino ed è caduta. Esatto, ma... guarda qua, siamo tutti vicini alle felci. Chi ce lo dice che il cacciatore magari non era lì? Non ha notato la casa? Ah, è vero. E quindi ha visto magari la bambina che giocava qua, magari, o che faceva qualcosa qua? Però l'ha vista nel bosco, perché ha detto dietro un cespuglio. Però, guarda qua, è tutto più... Magari gli puntava il fucile alla casa. Senza saperlo. E lei ha guai toccargli casa sua, magari. O ha guai toccarle il suo bosco. Io so solo che non ho una bella sensazione andare in quella casa. Ci ha detto diverse volte andate via. Andate sì, via. Detto... Era la cosa che ci diceva anche di più. Quando eravamo soli io e Paolo. Ha detto perché magari voi, non voleva che la trovassi. Ha detto un voi. Mm-hmm. Come fosse l'inizio voi di una frase via. Proprio brutta. Voi. E vuole poi, che andiamo e via. Poi via. Cos'è? Cos'è? Un verso. No, top. No, passettini. Io propongo questo. Dobbiamo per forza analizzare con attenzione quello che ci ha detto. Per continuare preparati, perché abbiamo analizzato, e andare alla casa. Okay. Guarda l'M1. Non so se è un avvertimento di non andare o se è un avvertimento di andare proprio via. Io non ho una bella sensazione. Perché penso comunque all'M1 quando che brillava sul rosso. Quando io salivo, comunque venivo in questa direzione, ogni volta che salivo iniziava a brillare. Raga, comunque... Secondo me non vuole. Non vuole? Io stavo per dirvi, ragazzi, è da quando abbiamo messo piede fuori dalla macchina. Cos'era? Mai cosa? Là. Dove? Io ho visto un movimento. Ah, anche tu? Sì, sì. Ah, ok. Ha mai brillato così tanto, ragazzi? No, è ci fortissima. Sempre. Ma come se ci tenesse d'occhio. Abbiamo acceso la black box, ci ha risposto immediatamente. C'è qualcosa di strano in questo bosco. Sì, ma poi ci sono movimenti, ombre, luci. Ma c'era un verso. Che fitta la schiena. Sì, ti ho visto. Raga, però ha ragione anche lui che c'è un verso. No, ma il non... Guarda l'M1, cos'ho? Nel senso, cosa hai detto? Non lo so, mi è venuta di nuovo una fitta alla schiena, porca miseria. Raga, c'è qualcosa qui. Lo so, lo sento. Jack, spostiamoci. È rosso, Perché se ci becca in testa di nuovo qualcosa, io quello che ho visto cadere momenti addosso a lui... Rumore. Ma l'ho sentito solo io? Fortissimo. Comunque... Ma lo sento solo io, raga. Ci sta seguendo di nuovo. Fate silenzio. Sei dalla casa? Io sentivo uno sbattere di una porta e una finestra. Sei nel bosco? Sei nella casa? Sparita. Cosa può voler dire? Un'altra che non prende ordine. Vuoi che andiamo via? Ragazzi, se n'è andata. Perché? Non credo all'entità che se ne vada. A me fa strano una cosa. Che una bambina all'interno di un bosco sia così tanto forte. Perché dovrebbe essere così tanto forte? Primo, perché non è veramente una bambina, mi viene da pensare. Secondo, che le sia successo qualcosa di molto forte, quindi molto traumatico. Oppure ci sono solo queste due opzioni? Potrebbe.
Il bosco è anche... cioè, il bosco dà energia. Il bosco carica. Sì, ma... dai, una bambina in pigiama, piena di lividi, può solo che aver fatto una morte tremenda. Con questo non voglio dire che l'ha uccisa qualcuno. E che comunica tanto. Sì, ma comunica di andarsene. Esatto. Cioè, una bambina che comunica di andarsene da un bosco non è normale. Esatto. I casi qua sono di nuovo due. O è arrabbiata, o ci sta facendo un favore. Nel senso, ti dice... levati, vai via. Perché qua non è un bel posto. Esatto. Ok? Perché noi ne abbiamo già viste. Sì. Il Giacomo stesso... sì, è vero. Poco tempo fa, forse ci siamo resi conto che lui è buono. Sì. Ma c'è qualcosa di malvagio. Matilde? È sparita. Da quando abbiamo visto la casa e siamo scesi da lì, è sparita, come se si fosse rintanata in casa. Stavo dicendo la stessa cosa. Se si è chiusa in casa? O il contrario. Lei non si avvicina con la casa. Esatto. Può anche darsi. Sì. Beh, questo lo scopriremo. Scendendo. Bravissimo. Bravo. Perché scendendo, se si riattiva, è così. È cattiva e ci voleva mandare via. O è buona e ci stava aiutando? Rumore. A non arrivare alla casa? Bravo. Sembrava, io non ho delle quasi, belle sensazioni. Sembrava no. Quasi che lei dall'inizio del bosco stesse quasi dicendo fermi. Non andate oltre. Fermi. Quindi magari può aver fatto la stessa cosa col cacciatore. Che lei si è fatta vedere per... mandarlo via. Si sta avvicinando alla casa. Proteggerlo dalla casa. Ma quest'uomo non ci ha parlato di una casa? No. No, perché lui non lo sapeva. No, dico, però lui non lo sapeva, magari si stava avvicinando e lei, esatto, è comparsa per farlo spaventare, a farlo andare, esatto, via. Esatto, vuol dire che quest'uomo non l'ha proprio vista la casa. Raga, facciamo così, torniamo indietro, tanto voglio analizzare tutto quello che abbiamo raccolto fino anch'io adesso, per poi arrivare alla casa con un po' più di informazioni in mano. Noi torniamo indietro, però teniamo lo strumento acceso, perché voglio capire se tornando indietro lei si fa di nuovo sentire. Ok. Per capire se ha paura ad avvicinarsi alla casa. Perché qua è spento e c'è un silenzio diverso. E se che non mi piace. E se ci pensi, cioè, quasi in tutti i posti ha sempre brillato tantissimo. Torniamo indietro. Sì. Ok. Come se si fosse acquietato tutto. Ma anche, ma anche l'aria. Occhi aperti, e orecchie alte. Torna a brillare. Ha riniziato? Torna a brillare. Brilla? Sì. Incredibile. Ci siamo allontanati. Vediamo adesso, man mano che scendiamo. Prima brillava tanto, quando c'è la torcia, punta col bosco. Brilla. E infatti, vedi, con la torcia. Brilla. Esattamente come ha fatto il cacciatore. Sì, è strana. Proprio strana. È vero. Rispetto alla salita è totalmente diversa. Sì. Era una bella aria, ragazzi. No. Come se ci siamo avvicinati in un punto dove non provavamo avvicinarci. È vero. Esatto. È vero. Esatto. Guarda. Guarda. Santo cielo. Cioè. Guarda. Ah, rosso. Penso saremo a pochi metri. Guardate. È vero. Guardate. Quindi lei è nel bosco. Quindi lei, e allora, è nel bosco. In quella casa non c'è roba buona. Guarda. Quindi lei è qua, non è là. Quindi lei non si avvicina là? No. Non diamo però per scontato che lei sia... perché potrebbe sempre valere la pista che lei è cattiva e invece là alla casa c'è qualcosa di buono e lei non ti vuol far arrivare a qualcosa di buono. Dobbiamo tenerci tutte e due le piste, certo, aperte, certo. Finché non saremo là non potremo fare la prova del 9. No. Andiamo via, va, per stasera, perché ne abbiamo già raccolto abbastanza di materiale.
D'altro non sappiamo cosa stiamo andando incontro prima. Esatto.